Buongiorno. Come preannunciato nella lezione precedente, qui parleremo di Pietro Abelardo. Pietro Abelardo che appunto è stato definito da questi studiosi medievali, in particolar modo da questo autore che qui abbiamo citato, che potete cliccare sopra per vedere la biografia, è stato definito il primo uomo moderno. Ora, probabilmente questa espressione, primo uomo moderno, e potrà suonare un po' fuori luogo, visto che siamo nel pieno del Medioevo, cioè appunto come vedete siamo proprio nel Medioevo centrale, non siamo neanche nel tardo Medioevo, siamo ancora nell'alta scolastica, quindi sembra un po' in effetti esagerata questa definizione. Però, come abbiamo già accennato nella lezione precedente, effettivamente Abelardo si pone con delle riflessioni molto avanti rispetto a quello che è il suo tempo, e sicuramente questo lo fa apparire, se non il primo uomo moderno, sicuramente indirizzato verso una nuova dimensione, una nuova prospettiva attraverso la quale vedere le cose. E in effetti il suo razionalismo, anche se non è ancora emancipato dalla fede, esprime già una, diremmo noi, religiosità matura, che pur appunto rimanendo nel mistero, solleva evidentemente interrogativi e muove lo spirito della ricerca, dando per così dire impulso e sviluppo alla scienza teologica, intesa proprio come scienza di Dio e via così dicendo. Vediamo la vita di Abelardo, che merita, perché forse è una delle vite più famose dei filosofi medievali. Diciamo, non si parla nel luogo comune delle vite dei filosofi medievali di norma, se non appunto quella di Abelardo, che è ricca, intensa, diciamo, e variegata anche di una serie di vicende anche sfortunate, che peraltro Abelardo ci racconta proprio lui in questo testo, Storia delle mie disgrazie. E qui appunto io ne ho una versione economica di qualche anno fa, che adesso non si trova più, i famosi 1000 pagine, i famosi 100 pagine, 1000 lire. Bene, la sua vita appunto è un complesso, una vita estremamente, diremmo noi, vivace, un complesso, un composto di disgrazie e di successi, quindi un insieme di, diremmo, alti e bassi, accuse di eresia, ma al contempo anche grande successo, ricchezza, povertà, felicità, disperazione, amore, dolore. Quindi tutti intrecciati in un'intensa vicenda che vede peraltro coprotagonista una delle, diremmo noi, giovani più belle dell'epoca, che è appunto Eloisa. E forse qualcheduno gli è, come dire, in questo momento gli si è accesa una, diremmo noi, una lampadina nella mente, oppure gli si è acceso il ricordo nella memoria di avere in effetti sentito questo Abelardo associato a questo nome Eloisa, Abelardo ed Eloisa, una delle storie d'amore più affascinanti e anche drammatiche per certi versi del Medioevo. E, peraltro una storia reale, concreta, quindi diciamo che è quasi un precorrere poi le vicende amorose sfortunate di Paolo e Francesca piuttosto che Romeo e Giulietta. Bene, vediamo la vita di Abelardo rapidamente, però appunto intrecciata a questi eventi che in un certo senso l'hanno reso ancora più celebre della sua filosofia. Abelardo nasce a Nantes, era figlio di un nobile bretone e fu allievo di Rossellino. Attenzione, perché qui conta moltissimo dove Abelardo studia e con chi studia, perché ci fa vedere proprio che Abelardo era dentro il dibattito sugli universali, e forse anche per questo, diciamo, riuscì anche a trovare una sintesi più alta di quelle che erano state fino a quel momento, cioè riuscì a trovare una via di uscita che rappresentava davvero non una mediazione, ma qualcosa che andava oltre. Fu appunto allievo di Rossellino,
arrivò a Parigi, dove c'era appunto il centro della cultura europea in quel momento, e dopo essere stato allievo di Rossellino, fu anche allievo di Guglielmo di Champeaux. Quindi vedete, godette per così dire dei due grandi maestri che si contrapponevano: Rossellino, nominalista estremo, Guglielmo di Champeaux, realista estremo, quantomeno convinto. Va bene? E Abelardo era estremamente ambizioso e quindi, come dire, prese subito a lavorare ai suoi studi, voleva distinguersi dal resto degli altri studiosi e monaci del tempo. Peraltro ebbe anche da principio una discreta fortuna, perché riuscì a succedere nell'insegnamento a Guglielmo proprio nella cattedrale di Notre Dame. Ora, ovviamente qui abbiamo messo un'immagine peraltro a questo punto non è più neanche l'immagine attuale, perché tutti noi sappiamo dello sciagurato incendio che ha colpito questa cattedrale. E quindi non solo questa immagine sicuramente non era la Notre Dame di dove insegnava Abelardo e Guglielmo, ma non lo sarà più neanche in futuro. Però, come dire, ci fa piacere ricordarlo con questa immagine per onorare quel luogo e quel simbolo. Bene, divenne immediatamente famoso Abelardo, proprio grazie alla sua oratoria, alla sua capacità critica. Addirittura veniva considerato e paragonato un filosofo come Socrate, come il nuovo Platone della situazione. Quindi vedete che aurea di, come dire, riconoscenza che riceveva dai suoi studenti, che aurea, come dire, positiva, di grande dialettico si era costruito intorno a sé. Ovviamente però, come tutte le persone che raggiungono un grande successo, beh, si fece anche molti nemici, diremmo noi, soprattutto persone invidiose, ma anche nemici, gelosie tra gli ecclesiastici. E purtroppo a complicare il tutto ci si mise appunto l'innamoramento con una delle sue allieve che lui seguiva, che è appunto Eloisa, dalla quale tra l'altro ebbe anche un figlio che Abelardo e Eloisa chiamarono Astrolabio. Noi diciamo che cos'è l'astrolabio, l'abbiamo già detto, uno strumento astronomico interessante, che da questo amore filosofico e scientifico appunto nasce un figlio e lo si chiama come uno dei grandi strumenti, che tra l'altro era stato reintrodotto proprio poco tempo prima in Europa da Gerberto d'Aurillac, ovvero da Papa Silvestro II. E qui ci racconta appunto Abelardo che, col pretesto delle lezioni, dice, trascrive Abelardo, ci abbandonammo completamente all'amore, lo studio delle lettere ci offriva quegli angoli segreti che la passione predilige. Come dire che la filosofia fu come il famoso libro che unì Galeotto, fu il libro che lo scrisse, vi ricordate questa cosa? Galeotto era quello che univa Paolo e Francesca, va bene? E quindi, aperti i libri, le parole si affamavano più intorno ad argomenti d'amore che di studio, erano più numerosi i baci che le frasi, e via così dicendo. Poi vabbè, qui lasciamo perdere perché, come dire, Abelardo non è che ci lascia immaginare tante cose, alcune le scrive anche in modo abbastanza esplicito. E qui appunto abbiamo questa immagine di Abelardo e la bellissima Eloisa, e non c'è da stupirsi, ma vedete che anche Abelardo era bellissimo, e quindi, come dire, questo non deve, come dire, era una questione reciproca, era molto facile che i due si innamorassero l'uno dell'altro. Ora però, come vi sarete sconto, c'è un piccolo particolare. Qual è il piccolo particolare? Beh, il piccolo particolare è che Abelardo è un, diremo noi, appartenente alla Chiesa, cioè fa parte della gerarchia ecclesiastica. E questo è quanto più necessario, perché se non si è, all'epoca così funzionava, se non si era appartenenti all'apparato ecclesiastico, non si poteva tenere un insegnamento. Cioè, chi teneva gli insegnamenti,
chi insegnava nelle università evidentemente aveva aderito all'ordine, agli ordini ecclesiastici e di fatto era appunto consacrato. E quindi non si poteva, tra virgolette, sposare, non poteva avere la sua famiglia. E quindi questo creò un sacco di problemi, perché ovviamente era evidente che con questa relazione Abelardo non era più celibe. Questo che cosa ebbe come conseguenza? Ebbe come conseguenza che Abelardo decise, tra virgolette, di sposare in segreto Eloisa. Però questo segreto ben presto si divulgò. E Abelardo, sperando così di tutelare se stesso e anche Eloisa, mandò Eloisa in un convento, cercando così di evitare uno scandalo pubblico che avrebbe fatto saltare il posto di insegnamento ad Abelardo e avrebbe buttato in discredito Eloisa, dalla quale appunto abbiamo detto aveva avuto anche un figlio. Questa però operazione di Abelardo di mandare Eloisa in convento non fu presa bene dalla famiglia di Eloisa, la quale appunto immaginò che fosse un modo adottato da Abelardo per ripudiarla in malo modo, cioè per liberarsi di lei. E qui appunto successe un fatto abbastanza increscioso, di cui Abelardo sentirà il peso per il resto della sua esistenza, proprio per, come dire, vendetta rispetto a questo presunto abbandono di Abelardo nei confronti di Eloisa. I familiari mandarono dei sicari a prelevare Abelardo e gliela fecero pagare cara, perché non solo lo rapirono, ma appunto, come Abelardo stesso ci racconta, gli fu inflitta una pena corporale, diremmo noi, veramente umiliante, cioè appunto fu evirato. E qui appunto si legge Abelardo che ci racconta questa cosa: quando lo vennero a sapere suo zio e i suoi parenti di Eloisa, pensarono che io li avessi ingannati in maniera ancora più clamorosa e che l'avessi messa in convento per liberarmi più facilmente di lei. Perciò furibondi contro di me ordinarono un piano per vendicarsi. E una notte, mentre dormivo nella mia camera, dopo aver corrotto col denaro un mio servo, mi punirono con la più crudele e vergognosa delle vendette, che riempì di stupore il mondo intero, e cioè mi amputarono quella parte del corpo con la quale avevo commesso l'offesa di cui si lamentavano. E qui si capisce che cosa vuol dire levirazione. La conseguenza di tutto ciò fu che Eloisa finì per prendere i voti e diventò badessa. Questa è un po' la fine di Eloisa. Anche se non è la fine in realtà della corrispondenza tra i due, cioè le lettere tra i due continuarono per un lungo periodo, il legame rimase fortissimo tra questi due sventurati amanti, diremmo noi. Sì, sventurati amanti, bisogna veramente dirlo, perché in effetti, diciamoci la verità, Abelardo aveva sicuramente commesso un peccato, cioè quello appunto di, come dire, essersi congiunto con una fanciulla, lui che aveva gli ordini. Però è anche altresì vero che quello era un mondo dove, se volevi studiare, se volevi fare il professore, per esempio come faccio io, l'unica possibilità, o praticamente l'unica, era quella di avere gli ordini. E quindi non c'era alternativa. In un certo senso erano un po' costretti a fare delle scelte veramente pesanti, che li mettevano in delle situazioni veramente antipatiche. Sarebbe un po' appunto come se a me venissero a chiedere di rimanere celibe a vita per fare l'insegnante. Ovviamente questo creerebbe una serie di conflitti interiori. E questi conflitti interiori erano proprio quelli che aveva vissuto Abelardo, che certo da un lato pensava al successo, alla sua grande abilità, e quindi sicuramente c'era dietro anche, diremmo noi, delle ambizioni personali. Ma bisogna anche riconoscere, e questo lo leggiamo tranquillamente nelle lettere tra i due, quelle tra Abelardo e Eloisa, che effettivamente Abelardo avesse avuto delle crisi di coscienza interiori rispetto a questa cosa, perché appunto era consapevole di aver commesso un peccato, di aver tradito la sua funzione appunto di
ordinato di chierico, di ecclesiastico, che doveva mantenersi, diremmo, completamente all'insegnamento. E Abelardo, come dire, andò peggiorando tra l'altro la sua situazione, perché si ritirò esso stesso in un convento lontano da, diremmo noi, dalla società, però per quanto si allontanasse non riuscì a sfuggire, non riuscì ad allontanarsi dalle accuse per eresia del grande accusatore degli eretici, grande accusatore soprattutto dei dialettici. E Abelardo è proprio un grande dialettico, nel senso che si avvale proprio della ragione per, come dire, per confermare, per rafforzare la fede, vedremo con un motto ancora più, diremmo noi, spinto rispetto a quello di Anselmo e evidentemente, e diremmo quasi opposto rispetto a quello di Agostino, beh, andò appunto incontro alle accuse per eresia da parte dell'antidialettico Bernardo di Chiaravalle. In questo sito che qui abbiamo messo, qui non c'è Bernardo di Chiaravalle, Bernardo di Chiaravalle l'abbiamo mostrato in un'altra lezione. Beh, abbiamo messo questo link perché qui potete trovare non solo narrata in parte la vicenda di Abelardo e Eloisa, ma potete trovare anche delle lettere, delle parti delle lettere, delle parti dell'epistolario tra questi due personaggi. È una delle storie d'amore più famose nel Medioevo e quindi non potevamo mettere un link per chi volesse approfondire. Va detto tuttavia che malgrado tutte queste disgrazie, la fama di Abelardo continuò a prevalere. E in effetti, dopo essersi rifugiato a Cluny, morirà nella riservatezza nel 1142, ma morirà, vedremo, dopo addirittura essersi riconciliato con lo stesso Bernardo di Chiaravalle, dove appunto lui, grazie proprio alla sua grande abilità, riuscì a giustificarsi dalle sue eresie e quindi in un certo senso riuscì, diciamo, a mantenersi all'interno della Chiesa e poi appunto a far valere progressivamente la sua fama che non fu mai oscurata. Quali sono gli ambiti nei quali si muove la riflessione di Abelardo? Finalmente veniamo alla filosofia perché finora abbiamo parlato della vita. Beh, innanzitutto la logica, la teologia e l'etica. E iniziamo dal primo, dall'aspetto appunto che riguarda la logica. E ovviamente che lo pone proprio in antitesi, diremmo noi, agli antidialettici come Bernardo. Allora, per Abelardo la logica è il possesso delle umane e filosofiche ragione, cioè quegli strumenti che da soli garantiscono la verità o scientificità del discorso. Quindi, diremmo noi, è quasi una scienza scienziarum la logica per Abelardo, quasi scienza delle scienze, scienza della verità. La difesa che Abelardo fa della logica contro i suoi accusatori, appunto come Bernardo di Chiaravalle, è improntata all'affermare il carattere scientifico della logica. Qui vediamo proprio la dialettica nell'immagine tra appunto Bernardo e Abelardo. Peraltro ovviamente a me fa sempre una certa, come dire, una certa impressione sentir parlare del santo Bernardo di Chiaravalle, che era un antidialettico, io mi chiamo Bernardo, non ci insegno filosofia, ma vedremo ci sono altri Bernardi di cui parleremo più avanti, che diciamo non erano antidialettici. Parliamoci chiari, Bernardo di Chiaravalle è una persona di grande integrità spirituale, però diciamo che dal punto di vista della filosofia non fece nella sua vita un buon servizio, anzi lo fece pessimo, va bene? E in generale, rispetto alla ragione, non è che operò benissimo. Bene, vediamo appunto in che cosa consiste questa tesi a proposito della logica, dell'importanza della logica e del fatto che la logica da sola fosse in grado di giungere alla verità. Beh, questa idea ovviamente è qualcosa che risultava estremamente, diremmo noi, forte
l'epoca. Pensare che la ragione da sola potesse giungere alla verità, questa veniva considerata una presunzione da parte degli ecclesiastici più ortodossi. Vi ricorderete che addirittura c'era stata una frase della patristica in cui si diceva, credo qui absurdum, Tertulliano, appunto si affermava che la sottigliezza della filosofia fosse in un certo senso qualcosa di perverso nella mente dell'uomo. E quindi immaginate affermare invece esattamente l'opposto, cioè che la logica potesse giungere alla verità, era qualche cosa di effettivamente scandaloso ancora per quel periodo, cioè l'undicesimo secolo. La logica per Abelardo ha innanzitutto la funzione primaria invece di ricercare autonomamente la verità. Questa è l'idea di Abelardo. Secondo Abelardo, la logica appunto è filosofia razionale come la filosofia speculativa che indaga sulla natura delle cose e quindi da questo punto di vista, così come la filosofia speculativa riesce a distinguere il bene dal male, così come la filosofia morale il bene dal male, beh, allora la logica è in grado di distinguere il vero dal falso. Esso appunto offre un metodo generale per indagare e comprendere le regole del discorso scientifico a proposito di qualsiasi argomento. Qui abbiamo messo questa immagine, appunto, a proposito di qualsiasi argomento, stabilire la verità o la falsità, stabilire il vero o il falso attraverso la logica. Una cosa che per noi ovviamente può anche sembrare scontata, benché poi non lo sia, ma sicuramente per l'epoca dove la fede aveva un'importanza primaria era qualcosa di estremamente rivoluzionario. Abelardo, dissentendo dai suoi maestri, affermava che la logica è sì un dibattito tra esseri che fanno uso dello strumento razionale, ma essa è ad essa stessa è applicato un criterio rigoroso e dunque non contaminato dallo psicologismo. Che cosa dice in sostanza? Cioè che non risente del soggettivismo, delle particolarità delle persone che stanno dibattendo, che stanno facendo eristica, per esempio, contesa verbale, ma che è in grado la logica, se utilizzata in modo conforme alle sue regole, di costruire delle argomentazioni attraverso la concatenazione dei discorsi che da sé sono garanzia di verità. Il punto di partenza della logica è appunto l'indagine sul significato, la significanza, cioè l'attribuzione di significato. Per Abelardo è in generale la capacità di evocare in chi ascolta attraverso un concetto le diverse possibilità che possono essere rintracciate, collegate in via convenzionale con quel suono. E questo si collega direttamente al concettualismo di Abelardo. Cioè la logica appunto è in grado attraverso l'intenzionalità di richiamare nella mente le immagini, quindi richiamare, diremmo noi, gli universali che si sono generati dall'osservazione, e questo appunto permette di cogliere le verità. E questo riguarda proprio il concettualismo. E allora torniamo un attimo sul tema degli universali. Abbiamo già trattato questo tema parlando di Anselmo, abbiamo già anticipato la posizione di Abelardo, però qui la recuperiamo e la guardiamo un pochino più a fondo. Per Abelardo che cosa sono appunto questi universali? Gli universali non sono né enti né meri suoni, quindi non hanno un'esistenza autonoma, ma non sono neanche voci senza alcun contatto con la realtà. Quindi qui si va oltre Guglielmo di Champot e oltre Rossellino. Per Abelardo l'universale, ovvero il concetto, vi ricordate l'altra volta abbiamo detto è un sermo, un discorso, serve a indicare la condizione nella quale il singolo si trova e la condizione generale alla quale quest'ultimo può essere definito. Pertanto l'universale è un riferimento con la realtà e senza per questo ovviamente può vivere autonomamente.
può vivere in modo, diremmo noi, a sé stante. L'universale uomo non è un ente o un'idea alla quale i singoli uomini partecipano, ma è piuttosto un concetto che descrive la condizione effettiva per cui tutti gli uomini possono essere definiti tali. Riassumendo, appunto, i concetti sono nella mente dell'uomo e non nelle cose, ma rimandano in modo intenzionale, diretto alle cose stesse, e quindi in un certo senso sono legati a queste. Questa è una posizione, appunto, estremamente moderna, forse riferendoci alla filosofia di Abelardo in senso lato, è proprio la posizione che ci permette di dire che Abelardo è in effetti il primo uomo moderno, cioè effettivamente la teoria dell'intenzionalità di Abelardo è qualcosa che poi si ritrova nella filosofia del linguaggio, quella più sviluppata della parte matura del pensiero filosofico occidentale. Appunto, gli universali si riferiscono allo status di una realtà, sono discorsi con un fondamento ontologico concreto, vengono colti grazie all'astrazione che separa forma e materia e dà così origine al concetto. Qui abbiamo messo questa breve sintesi a forma di diagramma. E veniamo alla teologia. Beh, la teologia è per Abelardo la scienza che ha appunto il compito di dibattere, esporre e confutare sulla base dell'argomentazione scientifica le verità di fede. E in questo vedete che qui Abelardo si spinge proprio sulla strada della teologia razionale, cioè le verità di fede si discutono sul piano razionale, cioè vengono sottoposte all'analisi razionale. Questa è una cosa estremamente significativa e non si capisce perché, diciamo noi, altri personaggi come gli antidialettici gli dessero tanto addosso. Secondo Abelardo non è possibile prestar fede a ciò che non si è compreso. Per avere fede io devo avere compreso ciò di cui ho fede. E quindi in un certo senso rovescia, dicevamo, il motto di Agostino da credo ut intillegam in intillego ut credam, quindi comprendo per credere. Dallo sguardo di Abelardo anche la conoscenza del male non è peccato, anche questa è una tesi ardita. Il peccato infatti risiede solo nel commetterlo, non nel conoscerlo. Sul rapporto tra fede e conoscenza Abelardo scrive questo: avevo composto un trattato di teologia ad uso dei miei scolari che mi richiedevano spiegazioni basate sulla ragione, sulla filosofia, e volevano insomma più dimostrazioni che parole. Sostenevano infatti che i discorsi sono inutili se prima non si capiscono le cose e che non si può credere niente se prima non lo si è capito, perché sarebbe ridicolo che qualcheduno cerchi di spiegare agli altri ciò che né lui né quelli a cui insegna sono in grado di comprendere. Ed io stesso condanna i ciechi che fanno da guida ad altri ciechi. Quindi in questa storia calamitata, appunto, Abelardo riafferma questo concetto che per avere fede bisogna aver compreso fino in fondo ciò di cui si ha fede. E ovviamente questa comprensione avviene appunto attraverso la logica, attraverso la filosofia, attraverso il ragionamento scientifico. Per quanto riguarda l'applicazione della dialettica ai temi della fede, qui Abelardo, come dire, ne mostra proprio l'efficacia nello scritto Sic et non, e in quest'opera tratta temi teologici tra i più controversi, per esempio appunto quelli che riguardavano, diremmo noi, la Trinità e altre questioni che poi vedremo, appunto, lo metteranno un po' nei guai. In questo particolare dialogo Abelardo, propone un metodo quasi a modello del dialogo platonico per giungere alla verità, cioè questa idea di contrapporre continuamente argomentazioni ad altre argomentazioni, quasi diremmo noi una maieutica, quasi un ragionamento maieutico.
In questo dialogo interiore, sia le tesi a favore che quelle contrarie hanno di per sé valore. Hanno valore perché insieme, e come dire, proprio dalla dialettica di queste che si arriva attraverso la negazione di una verità a rafforzare la verità stessa. E quindi da questo punto di vista anche chi nega la verità, in un certo senso, visto che la verità poi, tra virgolette, viene sempre fuori, si fa sì che la verità si rafforzi. Questo modo di procedere, dicevamo, è ovviamente costò a Belardo un sacco di accuse. Avevamo accennato a proposito al problema del dogma trinitario. Vediamo perché Abelardo, per esempio, fu accusato di essere eretico a proposito della Trinità. Quando si trattava di spiegare la Trinità, beh, Abelardo utilizzava dei concetti che furono, per così dire, mal interpretati da Bernardo di Chiaravalle, che pensò appunto che la proposta di Abelardo fosse una specie di politeismo. Cioè, Abelardo che cosa diceva? Diceva che la Trinità andava intesa affermando che Dio Padre era la potenza, il Figlio era la sapienza e lo Spirito Santo era l'amore. Beh, messo da questo punto di vista, si poteva incappare in diversi, diremmo noi, aspetti eretici. Perché? Perché che cosa ci dice il dogma della Trinità? Il dogma della Trinità ci dice che sono tre entità separate, ma al contempo una sola. Così come l'aveva detta Abelardo, invece sembravano tre aspetti della stessa sostanza, e quindi in un certo senso veniva negata le tre entità, le tre ipostasi, le tre persone che sono una sola, che invece appunto è un dogma proprio perché è, come dire, quasi irrisolvibile dal punto di vista razionale. Questa invece analogia che aveva utilizzato Abelardo faceva, per così dire, sembrare che queste entità fossero appunto in realtà solo dei semplici aspetti di un'unica sostanza. Ma appunto, vi dicevo, era un tema complicato, perché sulla Trinità, per esempio, i seguaci dell'Islam, anche il popolo ebraico e quant'altro, accusava proprio il cristianesimo del politeismo. Quindi questo era uno dei tanti tentativi, quello di Abelardo, di dare invece ragione del monoteismo della fede cristiana. Ovviamente Bernardo non comprese questa spiegazione, cioè non comprese il fatto che Abelardo stava cercando, tra virgolette, di creare delle analogie esplicative proprio per evidentemente sfuggire a questa accusa di politeismo, e quindi passò un sacco di guai. Dal punto di vista teologico, Abelardo avanzò anche altre tesi ardite, per esempio riguardo al valore della filosofia precristiana. Che cosa sosteneva Abelardo? Beh, sosteneva che infatti Dio si fosse in qualche modo rivelato attraverso la ragione dei filosofi pagani. Ma questo chiaramente era molto forte. Era stato detto in passato da qualche padre della Chiesa che le filosofie precedenti erano state, per così dire, propedeutiche alla rivelazione, ma non che addirittura Dio si fosse rivelato ai pagani tramite la filosofia. Questo effettivamente era qualcosa di molto ardito da affermare in quel periodo. I filosofi sarebbero stati quindi, nell'ottica di Abelardo, dei precursori del messaggio cristiano, proprio quando affermavano per esempio l'unicità di Dio, come aveva fatto Platone parlando del demiurgo, piuttosto che Aristotele parlando della sostanza divina, l'immortalità dell'anima, in particolar modo questo lo sappiamo appunto da Platone e Pitagora, il valore della vita soprannaturale, la ragione universale e via così dicendo. E veniamo all'ultimo aspetto significativo e molto interessante, che riguarda la sfera dell'etica, che appunto Abelardo tratta in questo scritto, Ethica sit ipsum, dove appunto riprende il motto delfico di Talete, di Socratico, del conosci te stesso, sottolineando appunto l'aspetto intenzionale dell'agire umano.
Cos'è veramente importante per Abelardo? Per Abelardo è veramente importante non tanto, come dire, l'azione in sé, ma l'intenzione che sta dietro all'azione, la motivazione che spinge il soggetto a compierla. Qui abbiamo messo un'immagine dove si vede appunto questo viso con questi occhi di quello che pensa, cosa devo fare? E questo appunto è l'intenzione, non tanto il fatto in sé conta, ma è l'intenzione che dietro si nasconde a ogni fatto. Potremmo dire per esempio che se io, come dire, faccio del bene verso qualcheduno, ma lo faccio a scopo interessato, magari quello di poi di estorgergli dei soldi o quant'altro, quel bene che ho fatto non era fatto bene, era un male. Se io invece magari mi trovo, tra virgolette, in una condizione di far del male a qualcuno, ma non ho di fatto volontarietà nel fare questo male, cioè un male inconsapevole, beh, non c'è un'intenzionalità e quindi questa cosa appunto assolve, tra virgolette, il peccato dell'uomo, o meglio, assolve in un certo senso il comportamento del soggetto. E quindi per definire un'azione buona o cattiva, la cosa che è veramente importante è l'intenzione con cui l'azione viene commessa. Scrive Abelardo nel dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano, che è una delle altre grandi opere di Abelardo. Infatti alcune cose sono buone o cattive per se stesse, propriamente, per così dire, sostanzialmente, come le virtù e i vizi. Alcune in verità accidentalmente e attraverso qualche cos'altro. Quest'ultimo caso è quello delle azioni che compiamo. In sé sono indifferenti. Si dicono tuttavia buone o cattive a seconda dell'intenzione da cui procedono. Quindi tutto dipende dalle intenzioni da cui procedono. L'etica di Abelardo distingue tra vizio e peccato. Il vizio che cos'è? Il vizio è l'inclinazione che l'uomo ha verso il male, e questo è dovuto alla sua natura, che scaturisce dal peccato originale, dal fatto di essere uomo. Il peccato, invece, il peccato è il consenso che l'uomo accorda a queste inclinazioni attraverso l'intelletto e la volontà. Cioè quando io consapevolmente, intenzionalmente vado a perseguire il vizio, non quando ne sono trasferito. Abbiamo messo questa immagine, la mela tipica appunto del peccato originale e il serpente. Dunque il peccato appunto è legato all'intenzione e alla volontà. Da questa analisi consegue appunto che di per sé l'inclinazione naturale che porta l'uomo a fare del male non è una colpa, in quanto appunto è parte della sua natura umana. Vi ricorderete il motto Agostino, non potest non peccare, come diceva Agostino. Diversamente però, quando l'uomo intenzionalmente e consapevolmente si volge verso il male con la propria volontà, in questo caso appunto è responsabile moralmente. E da questo punto di vista, dice Abelardo, Dio non giudica tanto le azioni in sé, ma l'animo di chi le compie, perché, come si è detto, le azioni di per sé sono indifferenti, non sono né buone né cattive, ma sono buone o cattive le intenzioni di colui che le compie, confermando così, ovviamente, anche nell'etica, la compenetrazione tra fede e ragione. Qui, a proposito di intenzionalità, abbiamo messo un'immagine calcistica per capire bene questo concetto. Come si usa dire anche nel calcio, lo sappiamo molto bene, come in altre cose, ma è quello particolarmente, che ci sono i falli volontari e quelli involontari. Per esempio appunto il fallo di mano volontario, che viene sanzionato, quando invece la palla ti va addosso, non c'hai nessuna intenzione, beh, allora quello non è considerato un fallo. E questo, abbiamo usato questa metafora calcistica per spiegare ancora una volta che cosa intende dire Abelardo quando fa riferimento all'intenzione che sta dietro un'azione. Bene, abbiamo fatto questa lezione
molto sintetica, molto dedicata ovviamente alla vita di Abelardo, che appunto è qualcosa, diciamo, di estremamente famoso e anche appassionante. E speriamo di essere stati in grado di spiegare soprattutto la parte relativa al concettualismo, cioè questo legame che per Abelardo c'è tra i concetti e gli enti, questa cosa che fa sì che i nostri concetti in qualche modo abbiano valore universale, anche se appunto non esistono indipendentemente dagli individui. Questo è sicuramente l'aspetto, abbiamo detto, più moderno della filosofia del linguaggio, di questo bisognerebbe parlare proprio nel caso di Abelardo, e abbiamo altresì visto con Abelardo come, tra virgolette, vi fossero pensatori già nel Medioevo che rivendicavano la potenza della, e l'autonomia della ragione, e che però ovviamente in quel contesto non se la passavano troppo bene, come abbiamo visto, inseguito, braccato per così dire, da Bernardo di Chiaravalle, che soltanto alla fine i due si chiarirono e si riappacificarono. Bene, grazie, arrivederci alle prossime spiegazioni.